Al 49esimo congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia, in corso qui a Milano, sono stati presentati in anteprima quattro consensus che hanno preso in considerazione quattro argomenti importanti che riguardano le malattie reumatiche e la vita dei malati reumatici. Una di queste è la consensus sull'artrosi della mano. Ne parliamo con la professoressa Magda Scarpellini, che ha tenuto proprio una relazione su questo argomento. Allora, che cosa sono queste raccomandazioni innanzitutto? Queste raccomandazioni sono le raccomandazioni innanzitutto sulla terapia dell'artrosi della mano, che seguono quelle che erano già state stilate negli anni precedenti dalla Società Italiana di Reumatologia sull'artrosi del ginocchio e dell'anca, e si sono basate sulle raccomandazioni dell'EULAR, cioè della Società Europea, pubblicate nel 2007. Ovviamente si è sentita la necessità da parte della Società Italiana di Reumatologia di riunire nuovamente una consensus di esperti italiani per fare un update degli ultimi 6 anni, perché queste, le ricerche bibliografiche, tutti i dati presenti in letteratura erano fermi al febbraio del 2006, e vedere di datarle alla realtà italiana. Ecco, le raccomandazioni hanno preso in esame la terapia non farmacologica, quella farmacologica e quella chirurgica. Incominciamo da quella non farmacologica. Quali sono appunto gli stili di vita, l'alimentazione, che cosa può essere utile a un malato di artrosi della mano? Ma innanzitutto nelle terapie non farmacologiche ci sono, proprio perché l'Italia è un paese che anche nelle stazioni termali è stato appoggiato anche l'applicazione di terapie termali, non solo semplicemente in pacchi caldi o paraffina come era stato stabilito dalle linee guida europee. Poi ci sono anche altre terapie fisiche, terapie di manipolazioni, yoga e quant'altro, che sono state più controllate ovviamente dal gruppo dei fisiatri presenti alla consensus. Mentre per quel che riguarda la terapia chirurgica, ovviamente al tavolo degli esperti c'erano i chirurghi della mano e gli ortopedici, che hanno anche loro evidenziato nuovi tipi di intervento per questa patologia, in particolare dell'articolazione trapezio metacarpale, la cosiddetta rizoartrosi. Ecco, passiamo ai farmaci. Quali sono i farmaci che il vostro gruppo ha deciso che vengano utilizzati e con che sequenza, con che priorità? Ma i farmaci per il reumatologo è il bagaglio più importante, quindi è l'argomento che ovviamente come reumatologo mi appassiona di più. In effetti ci sono delle novità, perché innanzitutto tra la gran parte della consensus ha dato accordo alle linee guida europee, ma le realtà italiane per esempio sono diverse in quanto alla dose massima del paracetamolo, che in Italia è 3 invece che 4, alle applicazioni di antinfiammatori locali, che non sono solo la capsaicina come c'è nel resto dell'Europa, ma ci sono molti altri antinfiammatori, combinazioni e steroidi, quindi queste sono novità. E poi anche soprattutto le novità sugli antinfiammatori, che comunque rimangono il bagaglio più importante in mano al reumatologo. Non dimentichiamo che con la legge 38 del dolore si sono avute anche nuove evidenze sull'uso degli oppioidi. Certamente però l'artrosi della mano è un po' più negletta, e quindi ci sono meno studi sull'artrosi della mano rispetto a studi randomizzati controllati riferiti ad altri siti anatomici quali il ginocchio e l'anca. L'argomento invece ancora più dibattuto sono le terapie infiltrative, perché negli ultimi anni ormai, mentre in passato ovviamente c'è un'altissima evidenza tuttora che rimane in letteratura delle terapie infiltrative con cortisoni con lunga durata per l'outcome dolore, ovviamente se noi vogliamo pensare anche all'outcome controprotezione ci sarà molto da lavorare, ancora ci sono pochi dati, ma comunque le novità sono proprio sulle terapie infiltrative con acido ialuronico. Anche se le articolazioni della mano sono molto piccole, quindi bisognerà standardizzare i sistemi, i metodi, le dosi in queste piccole articolazioni, le eventuali guide ecografiche e quant'altro. L'ultimo punto dolente, ma anche molto ancora più attuale e stimolante per quello che mi riguarda, è invece l'uso dei farmaci a lunga azione, cioè la terapia condroprotettiva, sulla quale c'è necessità sempre di più di avere nuovi farmaci proprio per rallentare l'evoluzione strutturale, quindi il danno strutturale di questa patologia, e quindi evitare, lo dico da reumatologa, il passaggio del nostro paziente al chirurgo. Ecco, parliamo proprio di chirurgia. Quando tutto ciò che abbiamo appena detto non basta,
Quali sono i tipi di intervento chirurgico più adatti? Cosa ha detto la consensus in ma questo la consensus, senso? Al di là del negletto intervento di artrodesi, che purtroppo bisogna dire, ma che non piace a nessuno, hanno evidenziato soprattutto come ingresso nuovo negli ultimi anni l'intervento di trapeziectomia, che sembrerebbe essere molto meno invasivo rispetto a tanti altri del passato. Di cosa si tratta esattamente? Di togliere l'osso, il trapezio, un osso in meno nel nostro corpo, che dovrebbe quindi allargare lo spazio anatomico senza danni e senza effetti collaterali, per quel poco che ho capito da reumatologa. Senta, per finire, un messaggio per il medico di famiglia, visto che spesso il paziente i primi sintomi li riferisce proprio al medico di famiglia. Cosa deve sapere? Il medico di famiglia deve aiutare il reumatologo e tutti gli specialisti che si occupano di artrosi, e in particolare della mano, di non pensare all'artrosi come una malattia, un castigo di Dio. Ce l'ho anch'io, ce l'ha mia nonna, ce l'ha mia mamma, non c'è nulla da fare per questa patologia. Oggi abbiamo nuove possibilità terapeutiche, non esiste ancora il farmaco ideale, perché manca ancora il biomarker ideale per evidenziare un outcome preciso per lo studio di terapie definitive per questa malattia, ma sicuramente con l'aiuto, e che è stato ribadito in queste 11 raccomandazioni, l'aiuto di terapie fisiche, farmacologiche e quant'altro, potranno sempre di più, se il medico di famiglia ci manda presto, in tempo, con una diagnosi precoce, il paziente, modificare la qualità di vita dei nostri pazienti con artrosi.